Ok, buon pomeriggio a tutti. Io sono Mario Checchia, il direttore della Scuola Internazionale di Commerce di Torino. Siamo alla quarta diretta della giornata, stiamo presentando i nostri corsi brevi che saranno, diciamo, per forza di cose, seguiti online perché, diciamo, non possiamo fare diversamente in questo momento. E vi ricordo che invece il 15 e il 16 maggio presenteremo tutti gli altri corsi. E qui con me c'è Riccardo Zampieri, docente di grafica e web design, con quasi 30 anni di esperienza nel settore, cofondatore e direttore creativo della React Immagine e Comunicazione, che vi presenterà il corso di Illustrator base. Quindi praticamente imparerete l'ABC del software più utilizzato per la grafica vettoriale. È un corso breve che dura 16 lezioni da 3 ore e si svolgerà molto probabilmente nei mesi di giugno e luglio. Durante la diretta potrete fare tutte le domande che volete, potremo rispondervi, Riccardo vi risponderà anche in diretta. Oppure, se voi siete, diciamo, appassionati e interessati, potrete anche prenotare un colloquio orientativo o sulla mail della scuola o via telefono, dove, diciamo, vi daranno più dettagli su come si sviluppa questo discorso. Allora, Ricky, io ti lascio la parola e a termine, poi 5 minuti prima della fine, rientro e vediamo un po' se c'è ancora qualche cosa da dire. Va Ok? bene, d'accordo. Ciao. Ciao Mario. Allora, ciao a tutti. Come ha già detto Mario, sono Riccardo, mi occupo di grafica e comunicazione da sempre. Ho passato praticamente tanti anni in agenzia fino poi ad averne aperta una mia col mio socio. E quello che non è mai cambiato in tutti questi anni è l'utilizzo di Illustrator, nel senso è sempre stato all'inizio, a fare concorrenza Illustrator c'era Freehand, ma diciamo che per quanto riguarda il design e la grafica, Illustrator è il primo strumento che solitamente si inizia ad utilizzare, anche perché al suo interno gli strumenti base di disegno e poi di illustrazione e di lavorazione col tracciato sono gli stessi strumenti che poi ovviamente ci portiamo dietro in tutti i software che non sono solo Illustrator. Banalmente, come si fa un tracciato per andare a disegnare una forma in Illustrator, quello strumento lì che poi andremo a vedere che è iconizzato in un pennino è lo stesso strumento che si ritrova in Photoshop per disegnare uno scontorno, ma è anche lo stesso strumento che si trova ad esempio in After Effects per disegnare il percorso che noi vogliamo far fare in animazione a un oggetto, ad esempio. Quindi diciamo che Illustrator è proprio lo strumento principale per ogni designer. Dopo questa piccola brevissima introduzione, io partirei subito a bomba su software, così vi faccio vedere un pochino di applicazioni pratiche che sono, insomma, si autoesplicano e sono le più chiare, esaustive, più di tante parole. Allora, io vi condivido il mio monitor così vedete esattamente che cosa faccio. Ok, allora. Dopo l'apertura del software ci viene proposta questa schermata. Sotto c'è semplicemente come dire, un elenco dei file già aperti, ma in alto a sinistra abbiamo la possibilità ovviamente di creare un nuovo documento. Illustrator, che è molto buono con noi, ci propone già una serie di formati preconfezionati. Noi in questo caso, per questa piccola esercitazione, andiamo ad utilizzare il formato A4. A questo punto ci siamo creati il nostro documento A4 orizzontale e inizieremo ad approcciare la progettazione di un logotipo.
che sebbene nel mestiere sia l'attività più complicata, perché in pochi segni di supersintesi va raccontata tutta la storicità di un'azienda, tutti i pillar fondamentali, tutto il know-how di un'azienda, deve essere sintetizzato in pochissimi tratti. Però quando si ha chiaro che cosa, sia chiaro in testa che cosa si vuole andare a produrre, forse l'intervento sul logo design è quello che con meno strumenti riesce a dare subito soddisfazione. Allora, io agli studenti dei miei corsi dico sempre che saper usare benissimo i software ovviamente è fondamentale, ma senza avere il software più importante di tutti e quello più potente di tutti non andiamo da nessuna parte, e mi riferisco al cervello, ovviamente, perché è lì che nasce l'idea e nasce la creatività. Quindi se noi abbiamo la nostra CPU, il nostro processore cervello i7, dobbiamo collegarlo, e dove lì avviene il nostro processo creativo, dobbiamo collegarlo alla prima periferica naturale che abbiamo sul nostro corpo, che ovviamente è mano USB, che a sua volta è allacciata a matita Wi-Fi, ok? È lo strumento diretto dal nostro cervello, che ha la creatività, fino alla mano, che segnerà, schizzerà su carta, inizierà a dare corpo alla nostra creatività. Io adesso mi sono fatto uno schizzo velocissimo di una bozza di logo, quindi con cervello i7, mano USB e penna Wi-Fi, io sono andato a schiacciarmi un loghino, un missilino con una striscia, col suo reattore che propaga la sua energia, e il nome del mio logo. Fatto questo esercizio qua, ovviamente l'ho scansionato, in realtà ho fatto una fotografia con il cellulare, va benissimo, dopodiché me lo porterò all'interno del mio Illustrator base. Attraverso il comando importa vado a cercarmi nella mia root di lavorazione l'immagine che ho appena generato e me la porto sul mio documento. Mi creerò il mio livello background e incollerò all'interno del mio documento la scansione della mia creatività. L'ho portato su questo loghino, su questo livello, scusatemi, in modo che io possa poi vincolarlo in modo che non venga più spostato accidentalmente all'interno della mia pagina, e ne abbasserò l'opacità con il controllo opacità qua in alto, in modo che sia sempre visibile ma non vada a interferire con la mia lavorazione. Una volta che io ho chiuso il mio lucchetto sul livello background, vedete che qualsiasi modifica mi è impossibile, e quindi posso procedere a generare un nuovo livello che andrò a chiamare logo, su cui andrò a disegnare e quindi a dare corpo professionale al logotipo che io voglio realizzare. Come vedete alla mia sinistra ci sono tutta una serie di strumenti, okay, che mi serviranno in questa attività. Abbiamo il puntatore tradizionale, che è quello che ci servirà per selezionare e attivare gli oggetti che vogliamo spostare all'interno del nostro stage di lavorazione. Abbiamo altri strumenti di selezione molto simili anche a quelli che troveremo poi in Photoshop e in altri software. Ovviamente le icone sono sempre molto simili tra loro e i comportamenti sono molto simili tra loro, perché ovviamente la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, facendo parte di tutte quante della grande famiglia Adobe, ovviamente si devono parlare e avere gli stessi significati, in modo che l'utente si ritrovi sempre sapendo esattamente cosa fa ogni strumento. Poi iniziamo ad avere strumenti di disegno, per cui abbiamo lo strumento penna,
lo strumento curvatura, lo strumento di testo, che è quello che ci servirà poi per realizzare la scritta che va sotto, uno strumento linea che ci consentirà di tracciare linee in diversi modi, gli strumenti, lo strumento per disegnare delle forme primitive, di default è impostato al rettangolo, ma se noi con una lunga pressione teniamo schiacciato il pulsantino, si apre un menu che ci consentirà di disegnare rettangoli con angoli arrotondati, ellissi, poligoni, eccetera, eccetera. Qualche strumento anche per il disegno un pochino più pittorico, anche se rimaniamo comunque sempre nel vettoriale, e poi altri strumenti di deformazione per ingrandire banalmente o distorcere i nostri elementi, e questo strumento in particolare, lo strumento in inclinazione, lo andremo poi a vedere su questo esercizio, fino a strumenti per la generazione di sfumature, fusioni, che sono delle sfumature particolari, il contagocce ad esempio per catturare i colori da immagini, anche questo lo vedremo in un esercizio successivo, eccetera eccetera, la manina per spostarci all'interno del nostro documento, la lente di ingrandimento per ovviamente ingrandire i particolari che ci servono, e poi colori di background e colori di linea, okay? Che saranno le proprietà principali dei nostri oggetti che avremo disegnato all'interno del nostro stage nel momento in cui andremo poi a realizzare il nostro logo. Perché vi ho parlato di grafica vettoriale? Allora, diciamo che qui ci sono le due macrofamiglie della lavorazione di un grafico, le immagini raster e le immagini vettoriali. Le immagini raster generalmente sono le immagini che vengono trattate in Photoshop, per lo più un JPEG, TIFF, PSD, che sono i file di Photoshop che hanno delle loro caratteristiche, oppure i file vettoriali, nel caso Illustrator. Vi faccio vedere in super sintesi qual è la differenza tra un'immagine raster e un'immagine vettoriale. Sostituisco un attimo il link, e qual è la differenza tra un'immagine vettoriale. La nostra immagine raster, quindi un JPEG, ha una definizione definita, può essere 72, 150, 300 dpi, per la sua base e la sua altezza. Ma cosa accade se io ingrandisco la mia immagine oltre le dimensioni massime della mia immagine? Vedete, l'immagine degenera, spixela e mi crea questa scalettatura. Okay? Questo perché sto lavorando con un'immagine raster. Se io invece lavoro con un'immagine vettoriale, non ho limite all'ingrandimento, perché la differenza è sostanziale. L'immagine raster è un insieme di pixel al cui interno è contenuto il codice che ne definisce colore, opacità, ok? Mentre la grafica vettoriale sono un insieme di coordinate a cui vengono allacciati, sto andando per somma sintesi, sono delle coordinate nello spazio a cui vengono attribuiti dei parametri di colore, e quindi io non ho più la difficoltà della risoluzione di un'immagine raster, ma sono libero di poter scalare la mia immagine quanto e come credo. Le immagini vanno bene tutte e due, ovviamente, però per lavorare con le immagini raster bisogna stare attenti a determinate caratteristiche che ovviamente vi invito a frequentare il corso di Dorina di Photoshop Base per diventarne subito super esperti. Quindi, fatto questo primo distinguo del perché Illustrator si considera un software per la grafica vettoriale, torniamo al nostro esercizio di logo. Come dicevo, io ho fatto questo embrione di creatività e ora, con lo strumento pennino, inizio a disegnarlo, inizio a tracciare una serie di punti. Vedete, in automatico il software mi raccorda un punto all'altro, ok? Con un tracciato. Da questi punti, cliccando e trascinando, compaiono delle maniglie che mi consentono di andare
a modificare la curva che io ho generato. Ok? Ovviamente modificherò queste curve in modo che rispettino il più fedelmente possibile la mia creatività. Ho disegnato questo primo oggetto. Illustrator che cosa fa? Ha semplicemente applicato ciò che per lui è lo standard, il default, per cui una linea nera con un riempimento bianco. Vi ricordate che prima vi ho fatto vedere che qua in basso c'è il picker di colore di contenuto con il picker di colore della linea. Io posso andare a intervenire su questi elementi andandone a modificare i parametri, in questo caso di colore. Attribuirò un color magenta alla linea e un riempimento nessuno al mio riempimento, in modo da poter vedere sotto sempre la base del mio disegno. Essendo una linea vettoriale, la linea, anche lei, è soggetta a diversi parametri. In questo caso posso andarne a variare lo spessore. In questo caso ho attribuito una linea di 4 punti. Continuo nel design del mio logotipo e andrò a costruire le alette del mio missilino. Ok, vado avanti, lo arricchisco di dettagli, dopodiché voglio disegnare l'oblò del mio missilino da cui il nostro astronauta ci guarda. In questo caso qua mi affiderò all'utilizzo dello strumento Ellisse, che mi consentirà in un modo assolutamente rapido e veloce di disegnare un cerchio del mio blu. Lo copio, lo incollo nella stessa posizione e lo vado a scalare. Ok? Avrei potuto usare per scalarlo anche questo strumento qua, che è lo strumento di ridimensionamento. Vedete? Ok, diciamo che il missilino così disegnato mi piace molto. Dopodiché ritorno sul mio strumento pennino e proseguo a disegnare la scia lasciata dai reattori del mio missilino. Sempre andando a gestire la linea e le maniglie che mi consentono di modificarne la forma, vado a disegnare il contorno della mia scia. Ok? Ma io voglio che questa scia non abbia più il filetto esterno, quindi glielo vado a togliere il colore e gli do un riempimento nero. Dopodiché io ho bisogno di uno strumento che mi consenta di digitare del testo per fare la scritta col mio soprannome. Seleziono lo strumento testo, clicco sul mio stage, attivo il box di testo e, come farei in qualsiasi software di editing di testo, Word ad esempio, vado a scrivere il mio nome. Anche qua Illustrator mi attribuisce una font di sistema, in questo caso un Myriad Pro Regular Corpo 12, okay, ma io sono convinto che innanzitutto il Corpo 12 non vada bene e lo porto a 72 e sono ancora piccolo rispetto al mio sketch, ma non importa, dopo interverrò anche su quello. Intanto io però devo attribuirgli una font che rispecchi un pochino la mia creatività e che mi piaccia, ok? Quindi potrei usare questa font qua. A livello creativo mi accorgo che magari non si sposa benissimo con tutta la mia grafica, quindi insisto nella mia ricerca e cerco una font che possa essere un pochino più interessante, fresca, insomma che rispecchi un pochino di più la creatività che c'è dietro la progettazione del mio logo. Facciamo finta ci vada bene questa. Ok, allora io sono un pochino più piccino di quello che è il mio sketch. Allora, o ingrandisco direttamente, non perdendo le proprietà di editing del mio testo, vedete che io
posso naturalmente continuare a modificarlo. Oppure, se sono sicuro di ciò che ho fatto, posso fare oggetto, espandi, e questo mi diventa della grafica vettoriale esattamente come il mio logo. In questo caso qua posso andare a ridefinirne la dimensione, vado a seguire un pochino la creatività dove la scia del mio missilino si raccordava al pallino della I, dopodiché per dargli un pochino più di dinamismo con lo strumento inclinazione vado a inclinare un pochino la mia scritta in modo che si integri un pochino meglio col mio logo. La ingrandisco ancora un pelino. Dopodiché, con un altro strumento di selezione, questa freccina bianca, posso andare a selezionare altri elementi e vado a modificarmi il tracciato che ho disegnato prima e di cui non sono ancora pienamente soddisfatto. Ok, quindi diciamo che il nostro missilino non abbiamo più bisogno della sua traccia magenta, ma vogliamo che abbia un riempimento nero. Andiamo a chiudere, sempre con lo strumento pennino, il tracciato che compone le nostre alette, perché io posso attribuire un tracciato, un riempimento al tracciato solo quando la forma è chiusa, quindi parto col primo punto, disegno il secondo, disegno il terzo, disegno il quarto, l'ultimo punto deve perfettamente sovrapporsi al primo. In questo caso ho generato una forma chiusa e alla forma chiusa potrò attribuire un riempimento. Orbene, ho di nuovo le mie forme chiuse, vado ad applicare un riempimento nero e al mio missilino. Ora, questi tracciati, i cerchi e il tracciato dritto, voglio che diventino bianchi, in modo da fondersi col fondo. Bene, a questo punto io ho finito il design molto veloce, molto rapido del mio logotipo, posso andare a nascondere, quindi chiudo l'occhiolino che mi fa vedere il background di riferimento e io ho il mio logotipo finito. Questo logotipo è un insieme di tracciati, di forme e di linee. Io posso fare in modo che diventi con Command G, quindi raggruppa un unico elemento e lui, Illustrator, capisce che tutti gli elementi raggruppati insieme fanno parte di un unico oggetto e alla modifica di dimensione, ad esempio, tutti gli oggetti che ho disegnato reagiranno insieme come oggetto solidale. A questo oggetto qua io posso applicare delle varianti di colore. Come abbiamo visto prima, posso selezionare il mio missilino e la mia scia e dargli, non so, un colore qualsiasi, diciamo arancione, vedete, con il pallino della I di nuovo arancione, e le altre sgruppo per poter intervenire più agevolmente sugli elementi, separo anche gli elementi della mia scritta e alla mia scritta do un colore qualsiasi, verde. Questa è super sintesi, è una delle attività più semplici da poter fare in Illustrator. Il secondo esercizio che andiamo a fare un attimo al volo insieme, invece è qualcosa di più illustrativo. Ovvero, io mi sono cercato un'altra reference, un bel Mickey Mouse. Me lo scalo, me lo porto sul mio documento, lo taglio un attimo,
lo porto sul mio background, questo non mi serve più, lo butto via, sul mio livello di background incollo il mio Mickey Mouse, ne vado ad abbassare l'opacità in modo da poterlo lavorare meglio, blocco il mio layout di background e vado a costruirmi un nuovo livello topolino, ok? Un nuovo livello di lavorazione su cui io andrò a lavorare per ottenere questa illustrazione. Ovviamente partirò da delle primitive, ok? Sempre attraverso lo strumento ellisse. Andrò ad associare un colore alla linea e un riempimento nessuno, in modo da poter vedere sotto sempre la mia immagine di riferimento. Copio, incollo un altro cerchio e io ho già ottenuto le due orecchie di Topolino. Con lo stesso strumento andrò a disegnarmi gli occhietti di Topolino. E andrò a disegnarmi dentro anche quella che sarà poi la sfumatura, quel colpetto di luce che voi vedete qua. Dopodiché andrò sempre con un'ellisse a disegnarmi l'ellisse del bianco del mio occhio. Ok? Dopodiché ancora, sempre con un'altra ellisse, andrò a disegnarmi contorno nero del mio occhio. Potrei ottenerlo con attribuendo una linea, ad esempio, al bianco della cornea, diciamo così, dell'occhio, ma in questo caso qua avrei uno spessore di linea, vedete com'è tutto omogeneo. Io ho attribuito, in questo caso ho preso 0,85 punti, com'è perfettamente uniforme. Questo secondo me raffredda un pochino l'emozione che dovrebbe esserci in un'illustrazione, quindi preferisco avere degli spessori diversi ottenendoli con la sovrapposizione di figure piene. Allora, innanzitutto partendo dall'elemento che sta sopra tutto, quindi dal riflesso del mio occhio, io con un altro strumento, tenendo selezionato ciò che voglio andare a modificare, mi tiro fuori la palette sfumatura e applico una sfumatura, in questo caso da bianco a nero, vedete? La sfumatura è orizzontale, io la vado a mettere in orizzontale dall'altra parte, in modo da ottenere questo effetto. Come vedete nel disegno originale che io ho messo sotto come guida, non c'è alcun tracciato intorno alla mia forma, quindi anche in questo caso vado a eliminare il tracciato. La parte di iride dell'occhio sarà invece in nero pieno e posso darglielo da questa palette qua, ma anche in questo caso non ho bisogno della linea fucsia di costruzione che mi serviva solo per vedere dove stavo posizionando i miei elementi. Vado a ridimensionarlo un attimo, dopodiché passo alla cornea, gli do un riempimento bianco, ne vado a eliminare il contorno e con un tasto destro del mouse gli dico: signor Illustrator, portami sotto questa ellissi bianca, portamela sotto gli elementi che ho disegnato prima. Ora non ci resta che attribuire il nero al nostro occhio, al contorno del nostro occhio, e ne vado a eliminare il contorno. In questo caso, come ho fatto prima, clic destro del mouse, ordina, porta sotto e io ho il mio occhio fatto. Lo raggruppo, seleziono tutti gli elementi in una volta, ok? Do l'istruzione di raggruppa, Command G da tastiera o Control G se siete più confident con sistemi Windows, e ne genero un unico oggetto. A questo punto o ricomincio tutto da capo perdendo un sacco di tempo, oppure semplicemente seleziono il mio gruppo e dico oggetto, scusatemi, modifica, oggetto, dove sei, trasforma, riflessione,
mi attivo l'anteprima, imposto la riflessione sull'asse verticale, attivo l'anteprima in modo da vedere come sarà il risultato finale, dopodiché darò un copia e lui mi genererà una copia speculare di quello che io ho disegnato prima, perfettamente sovrapposta. A questo punto, sempre con il mio puntatore a freccina, mi sposto l'occhio e io ho i due occhi di Topolino. Stesso mestiere faccio per disegnarmi il naso di Topolino. Vado a disegnarmi il colpo di luce che c'è sul naso e ne vado ad attribuire una sfumatura. Anche in questo caso io la farò un po' veloce, ok? Sarebbe da controllare un pochino meglio la sfumatura, ma abbiamo tante cose da vedere e quindi andrò un po' rapido. Mi costruisco un'altra ellisse, a questo punto non voglio più la sfumatura, ma voglio che sia nero pieno. Riprendo il mio cursore, clic destro del mouse, ordine, porta sotto, e io ho il naso del mio topolino. Stessa cosa inizierò a fare per la lingua. Prenderò a questo punto, visto che sono forme complesse e non me la posso cavare con una primitiva, sono costretto a usare il pennino e andare a disegnarmi la lingua del mio topolino. Sempre sfruttando il posizionamento delle maniglie e delle curve, si chiamano curve di Bézier queste, che il punto genera delle maniglie che mi consente di modificarne la forma, mi seleziono il mio path, il mio disegno della lingua e vado ad attribuirne un colore. Quindi avete già capito che per disegnare il resto della bocca dovrò fare lo stesso identico mestiere. Andrò a seguirmi il path, scusate, vado a eliminargli il riempimento così vedo sempre ciò che c'ho sotto e vado ad attribuire una linea provvisoria. Mi vado a cambiare lo spessore così non mi dà tanto fastidio. Ricomincio dal punto che avevo lasciato e vado avanti a disegnare la bocca del mio topolino. Ok, siamo quasi, sposto un po', adatto il mio tracciato, eccolo qua, ci siamo quasi, bam, ok, come abbiamo già visto prima, col mio puntatore a freccina mi seleziono il mio oggetto, gli darò un riempimento zero e andrò a togliere i parametri di colore che mi servivano solo come guida, dopodiché clic tasto destro, ordina, porta sotto e io ho la bocca del mio topolino. Vedete che con quattro, veramente due strumenti, due, io sto iniziando a realizzare la mia prima illustrazione vettoriale. Dopodiché stesso mestiere farò per il musetto. In questo caso è talmente semplice che non ho bisogno di andare ad attribuire una linea provvisoria. Ops. Anche in questo caso la porto sotto. Ok. E inizio ad avere il faccino del mio topolino. Dopodiché, molto semplicemente, faccio sempre questo mestiere qua. Qua invece ho bisogno di ritornare a una visualizzazione che mi aiuti un pochino a farmi vedere quello che c'è sotto, per cui attribuisco un colore provvisorio di linea e uno spessore molto sottile, riprendo il mio pennino, seleziono il mio tracciato e continuo da dove l'avevo lasciato, fino a disegnare tutta la faccina beigiolina del mio topolino. Allora, questi tracciati che sto disegnando non sono proprio bellissimi, in studio mi sgriderei da solo, però per andare un po' veloce sto cercando un compromesso tra rapidità e qualità di segno. Ok, vado a modificarmi ancora un pochino il mio cosino. Quindi, in questo caso qua, andrò a togliere la guida che mi serviva di guida
e vado a cercare i miei parametri nella mia palette colore, colore che possa essere simile. Questo è bruttissimo, ma lo uso come colore di base. Vedete, lui, io l'ho selezionato da qua e me l'ha impostato anche come colore di riempimento. Facendo doppio clic mi compare questa schermata di selettore colore, dove io posso andare a modificare la tonalità, il colore del mio oggetto. Fatto questo, ho dato ok cambiandone il colore, tasto destro del mouse, clic, porto sotto e io ho la mia faccina di topolino. Dopodiché, cosa mi manca ancora? I colpi di luce sulle orecchie, anche in questo caso qua è molto semplice lo shape, quindi non faccio tutto il passaggio di attribuzione di linea provvisoria, do un riempimento come prima, sfumato, molto semplice. Vedete, nell'orecchio di destra è praticamente uguale, quindi copio, incollo e duplico. E attribuisco alle mie due maxi orecchie un riempimento nero e tolgo i parametri di linea che a questo punto non mi servono più. Stesso mestiere lo farò per il riflesso sulla testa qua di Topolino. E anche qua vado ad attribuire la mia sfumatura da bianco a nero. Completo la testa del mio topolino andando tranquillamente a sormontare l'orecchio. Tanto diventerà nero pieno, quindi nero pieno su nero pieno, il mio occhio non percepirà una linea separata. E continuo a disegnare la forma della testa del mio topolino. In questo caso ancora dentro ha tenuto in memoria il parametro di sfumatura, che ovviamente dopo andremo a togliere, ma non importa, perché tanto vedo perfettamente lo shape che devo disegnare. Perfetto. Chiudo, clicco, tasto destro, ordina, porta sotto e tolgo la sfumatura. Ecco fatto in pochi passaggi, ho ottenuto il mio topolino. Anche qua sono tutti elementi, come vedete, separati. Seleziono tutto in una volta, Command G raggruppo e lui diventa un unico oggetto solidale che posso scalare e utilizzare come credo. Ok, spostiamolo fuori dal documento. Cosa importantissima è non perdere mai l'abitudine a salvare il documento. Cioè, Riccardo, sto rientrando per dare un po' il ritmo. Tu hai ancora delle cose da far vedere? Sì. In realtà sì, è abbastanza esteso l'Illustrator. No, lo capisco, solo che siccome poi successivamente, cioè, abbiamo l'altra presentazione a ruota, okay. Se riesci un po' a concludere così. Sì. Allora, concludiamo con una roba un pochino più semplice. Lascio condiviso il mio monitor. In Illustrator, per quanto sia ci si muova con vettoriali, prima abbiamo disegnato un topolino molto basico, un logo assolutamente flat design e molto basico, ma si riesce ad arrivare a un livello di dettaglio, non dico fotorealistico, ma comunque molto avanzato. Okay? Quindi attraverso l'uso di sfumature, di fusioni e di controlli sempre presenti all'interno di Illustrator, riusciamo tranquillamente a ottenere qualcosa di un pochino più complesso. Illustrator si presta anche tranquillamente a essere strumento di impaginazione nel momento in cui dobbiamo andare ad assemblare una pagina pubblicitaria che vi monto al volo, ad esempio, sfruttando delle immagini già presenti. Facciamo la pubblicità
Ai sughi Barilla. E andandone a definire un background porta sotto, facciamo finta che sia questo. Vado a compormi la mia paginetta. Vado a disegnarmi un elemento grafico. Oggetto, trasformo, riflessione, copia. E col mio strumento testo buono da leccarsi i baffi, poi al mio testo attribuirò ovviamente un colore, un abbinamento centrato. Ecco fatto. Questo è l'embrione di una pagina pubblicitaria, ad esempio. Quindi, concludo interrompendo lo stream del mio video. Illustrator è un software potentissimo che consente di fare logo design, illustrazione avanzata, impaginazione di strutture semplici, per quelle più complesse, libri, riviste, brochure, eccetera, eccetera. Rimando all'utilizzo ovviamente di InDesign, che è lo strumento principe per quello, ma al suo interno Illustrator può già fare tantissime cose, e comunque è uno strumento di base anche in applicazioni di, ad esempio, matte painting. Se io sto facendo un fotomontaggio in Photoshop e voglio inserire degli elementi tecnici, di filetti, perché sto realizzando ad esempio un'infografica e quant'altro, Illustrator è lo strumento principe. Se ho bisogno di disegnarmi degli elementi, degli oggetti vettoriali, prendiamo ad esempio il missilino con il mio logo che ho fatto come primo esempio, quegli elementi lì vettoriali me li posso portare all'interno di After Effects, ad esempio, e animarli e generare un video da un file di Illustrator. Ovviamente sono skill avanzate che si possono ovviamente sfruttare per l'Illustrator. Questa era la panoramica generale. Ok, va bene. Allora, diciamo, concludiamo. Direi che è stata una presentazione molto interessante e illuminante. Logicamente, appunto, questo è solo uno dei programmi che si usa nella grafica. Noi facciamo anche un corso triennale di grafica che può essere molto interessante per chi volesse poi approfondire. Vi ricordo che alle 15:30 ci sarà la presentazione di Character Design e che potrete, cioè chi ha voglia può anche prenotare un colloquio personalizzato, gratuito e online per avere un po', diciamo, un parere così e un aiuto per un orientamento personalizzato. Direi che ci possiamo salutare. Chiudiamo la diretta. Grazie Ricky. Ciao a tutti, grazie a voi. Buona domenica.